Buongiorno a tutti, grazie al sindaco per essere venuto oggi qui con noi. Mi faceva piacere introdurvi Francesco Percassi, presidente di Costim. Costim è una holding industriale che raggruppa in particolare impresa Percassi, Gualini e Helmet, che saranno i tre protagonisti nella costruzione dello stadio. Costim, assieme con Cagliari Calcio, costituirà un veicolo capitalizzato sia da Cagliari che da Costim, riceverà sia il debito bancario, oltre che i capitali delle due aziende, e il contributo pubblico, e questo veicolo auspicabilmente costruirà lo stadio. Avrà una concessione, come sapete, di 50 anni, dopodiché lo stadio ritornerà di proprietà del comune, e in questi 50 anni dovrà rientrare di questo grosso investimento tramite innanzitutto il canone, che sarà quasi di 2 milioni di euro, che il Cagliari Calcio pagherà al veicolo per poter giocare all'interno dello stadio. Rientrerà grazie a Unipol, che come sapete ha già firmato un accordo di naming, e rientrerà chiaramente grazie anche, per esempio, all'affitto che pagherà il gestore dell'hotel. Quindi, insomma, all'interno di questo veicolo poi nei 50 anni tutte le varie voci di ricavo di chi utilizzerà lo stadio rientreranno, per auspicabilmente recuperare nei 50 anni, prima di rendere il bene al comune, quello che sarà l'investimento iniziale da parte di Costim, che ringrazio, e da parte del Cagliari. Buongiorno a tutti nuovamente. Io da sindaco e da tifoso sono particolarmente felice di essere qui presente oggi, perché penso che con l'accordo tra Costim e Cagliari Calcio si metta un altro tassellino che ci può portare alla realizzazione finalmente del nuovo stadio. Io sono qua perché io, insieme al Cagliari Calcio, insieme a tutti gli altri partner, voglio che si realizzi lo stadio nuovo per la città, che è un'opera strategica per il Cagliari Calcio, perché significa avere la casa, ma è un'opera strategica per la città, è un'opera strategica e fondamentale per la Sardegna, ed è l'occasione di riscatto per un quartiere. Ringrazio il Presidente per l'introduzione della mia persona, soprattutto del gruppo che rappresento, e il Sindaco per così l'ospitalità e così per darci la possibilità di poter lavorare in questa regione così prestigiosa e per questi colori di questa squadra, che comunque sia a livello nazionale che a livello internazionale ha una grande rilevanza. Questo non è un semplice appalto, come diceva il Presidente, ma c'è anche una parte di investimento, perché crediamo anche nel rientro della bontà dell'investimento, ma soprattutto dal punto di vista industriale. Chiaramente il trend dei nuovi stadi sarà un qualcosa di assoluta rilevanza per il mercato nazionale. Per noi partire da Cagliari e utilizzare Cagliari come grande esempio e testimonianza di questa possibile virtuosa riforma e riprogrammazione di tutta la materia degli stadi è sicuramente un ambito su quale crediamo in modo particolare.